Bentrovati, bentrovati, informazione di Telibea sul canale 13 e sul canale 110. Stamattina ci siamo un po' svegliati con la fotografia che ha mandato un cittadino, ma che fa parte di un movimento, che è Ragusa in Movimento, con le foto di alcuni alberi spelacchiati che erano stati sistemati in alcune piazze. Una era Piazza Duca degli Abruzzi a Marina e l'altra Piazza San Giovanni. Effettivamente gli alberi sono abbastanza tristi e anche malmessi. A questo punto c'è stata immediatamente una sollevazione di scudi perché l'evidenza era incredibile, tutti hanno riportato queste foto, compresa noi di Rete Iblea, e fortunatamente l'amministrazione ha subito provveduto e infatti con mezzi, come si dice, di pronto intervento è arrivato a Marina di Ragusa, queste sono immagini di Marina di Ragusa, per sostituire l'albero incriminato. Ora il sindaco ha subito mandato un comunicato, ha detto: ah, non accettiamo che le ditte a cui diamo incarichi facciano queste cose, come è accaduto per via Garibaldi, che l'hanno asfaltata male, gliel'abbiamo fatta riasfaltare, anche qui ci arrabbiamo e faremo rifare il lavoro. E io dico, vabbè, può capitare, però l'attenzione deve essere proprio su questo. Perché guardate, la lamentela di questi ultimi tempi è stata proprio che magari se si spendevano soldi per dare un po' più di immagine al centro storico, alla via Roma, se si fosse provveduto nello stesso momento a mettere l'albero e addobbarlo, forse non ce ne saremmo neanche accorti. Invece, di fronte a un albero così spelacchiato, è naturale, tutti hanno detto: ma da lì a che stanno facendo? Allora la cosa sarebbe questa: dovremmo essere, dico dell'amministrazione, l'assessore al ramo, visto che parliamo di alberi, l'assessore al ramo dovrebbe essere così attento per la prossima volta di dire: mettete l'albero e addobbatelo, cioè, ma noi l'addobberemo il primo di dicembre perché la tradizione è questa, bene, non mettete l'albero una settimana prima a lasciarlo spelacchiato così, l'albero deve essere messo e addobbato e a quel punto magari un po' sbilenco avrebbe fatto la sua bella figura. Comunque il sindaco ha fatto ammenda e quindi ha detto vabbè, uno sbaglio può accadere, ma queste cose accadono spesso. Ma perché accadono spesso? Perché devo dire che chi è chiamato a fare certi controlli poi non li fa, e allora queste cose poi hanno le loro colpe. Certo, questo è un altro albero in confronto a quello che era stato portato, ma voglio dire, pensavano di cavarsela così quelli della ditta che hanno fatto questo lavoro? Vabbè, questo è un argomento da affrontare in un altro momento, quando diciamo fate le cose meglio. Detto questo, parliamo ancora di alberi, ma anche un po' di turismo, perché possiamo andare in montagna, perché dobbiamo anche ricordare che la Sicilia, pur essendo un'isola in mezzo al mare, cioè tutte le isole sono in mezzo al mare, ma il mare Mediterraneo nel sud, certo non siamo la Groenlandia, essendo nel sud è un'isola solare, ma anche un'isola dove c'è il mare caldo. Ma non ci dobbiamo dimenticare che invece abbiamo delle stazioni sciistiche che sono una bella cosa. Una per esempio è sull'Etna e siamo oltre i 2000 e passamete, l'altra è a Piano della Battaglia. Piano della Battaglia è un bel posto che si trova lungo la strada che va da Enna, Caltanissetta a Palermo, poi a un certo punto vedete quell'enorme montagna, moltissimo, per moltissimo tempo all'anno innevata, vuol dire che serve. Ora
parlando di turismo, noi abbiamo delle sfaccettature che difficilmente possono essere copiate da altri, e quindi se queste cose riusciamo a farle funzionare. Ora, qualche giorno fa c'è stata la lamentela forte del sindaco di Piano della Battaglia, non so di che comune è, e dei comuni vicini, perché le strade erano impraticabili e addirittura erano isolati. Essendo isolati, tu non mi fai la strada, mi lasci isolato, che cosa volete che vi racconti io in questa vicenda? E quindi c'è stata una protesta e il presidente Musumeci è andato a vedere. Vediamo questo minuto e mezzo che fa riferimento alla visita di Musumeci a Piano della Battaglia. Siamo a Piano Battaglia, provincia di Palermo. Siamo qui per capire che cosa serve. Obiettivamente manca tanto. Ecco, siccome qui le competenze sono in parte dei comuni, in parte del Parco delle Madonie, in parte della città metropolitana di Palermo, dell'ex provincia, in parte della regione siciliana, ho assicurato il nostro intervento, che è anche di coordinamento, affinché si vari un progetto per la riqualificazione dell'area. Costerà diversi milioni di euro. Avremo una riunione la prossima settimana per cominciare, per mettere mano a questo benedetto strumento di programmazione, con l'ambizione che il porto di questo contesto possa essere del tutto diverso, razionale. Insomma, avete visto, senza strade non si cantano messe, anche le bellezze, perché poi ci sono degli impianti, guardate, c'è un impianto molto interessante, è una cabinovia che porta fino agli impianti dove si fa lo sci, e Piano della Battaglia è un bel posto, insomma, ci si deve andare qualche volta perché si tratta di una bella struttura. È naturale che il Presidente della Regione abbia fatto un sopralluogo, abbia detto che su queste strade che hanno difficoltà qualcuno deve intervenire, non c'è dubbio. E a proposito di strade, e qua viene da ridere, a proposito di strade, rimane aperta la querelle su quello che hanno detto sabato a Ragusa Falcone, Cancelleri, quello dell'ANAS, e chi più ne ha più ne metta. Voi ricordate che sabato mattina c'è stato questo incontro al quale poi, devo dire, c'è stato anche un seguito da parte di qualche collega che si è lamentato, credo anche giustamente, del fatto che una cosa così importante non era aperta alla stampa. Io ve l'ho già detto, ricordo che se era stato detto che sarebbe stato a porte chiuse, però è anche vero che uno magari pensa, dice, ma chissà che stanno facendo da Incia. La verità è che molte cose non erano tanto chiare e forse era meglio, ecco, non esporsi, come si dice, alla berlina che poteva accadere con i giornalisti che immediatamente oggi, con il telefonino, con il computer online, ancora quello parla e già esce la notizia. Quindi alla fine è andata così. Però la verità è che dopo questa situazione si è creata un'aria di ottimismo. Hai visto, ha detto Cancelleri, ora è venuto anche Di Maio, i massimi vertici, tutte queste cose, uno è convinto, dice, effettivamente qualcuno ha detto entro 2 anni e mezzo siamo alla posa della prima pietra, ma la posa della prima pietra
è prevista almeno fra 2 anni e mezzo. Allora, tutta questa soddisfazione è reale e motivata o no? Oggi c'è stata una conferenza stampa organizzata dal famoso comitato. Noi ne abbiamo qui un rappresentante, vediamo l'intervista. Questa è Teleiblea. Cry Extra ti regala la spesa. Riempi il tuo carrello al Cry Extra del centro commerciale Le Masserie di Ragusa. Gioca il tuo scontrino e se sarai fortunato vincerai subito l'importo della tua spesa. Non farti sfuggire questa occasione. In palio tantissime spese fortunate. Nel cuore del barocco di Ibla, ristorante pizzeria Antares. Ambiente raffinato ed elegante con oltre 120 posti all'interno e altri 100 all'aperto nella suggestiva Piazza Pola. Punto di riferimento per chi ama la buona cucina con i gustosi piatti sia a base di carne che di pesce, senza rinunciare all'ottimo rapporto qualità-prezzo. E la pizza? Il ristorante pizzeria Antares ve la propone in 65 gusti e abbinamenti diversi. Veniteci a trovare anche per i vostri banchetti e conviviali in via Orfano Trofio a Ibla. Allora cerchiamo di parlare di questa 514 alla luce della conferenza stampa che c'è stata oggi del famoso comitato, diciamo, no? Il comitato che si batte da anni per questa benedetta strada e che ha assistito all'incontro che c'è stato sabato scorso, presente il vice ministro Cancelleri. Roberto Sica fa parte del comitato. Allora Roberto, oggi avete voluto fare questa conferenza stampa per dire cosa? Ma innanzitutto volevamo colmare un vulnus che vi riguarda, nel senso che i giornalisti, come sapete, non erano giustamente, per ragioni, essendo una in sede tecnica, non erano stati presenti e quindi, siccome noi abbiamo preso come sempre appunti, siamo stati molto attenti anche ad aver partecipato, potevamo darvi gli approfondimenti dei singoli punti che si sono discussi, al di là poi delle dichiarazioni che si sono succedute dopo, anche per ricollegarsi a quella che è l'attuale situazione della procedura. E stamattina abbiamo dato conto del fatto che praticamente la bocciatura del progetto di finanza ha dentro le motivazioni per mettere la Ragusa Catania come prima infrastruttura da finanziare. Questo l'abbiamo avuto grazie al documento che ci è stato consegnato, che è stato il documento a firma dell'allora ministro dell'economia e delle infrastrutture nel mese di aprile del governo precedente, in cui queste motivazioni ci sono tutte, che hanno portato il viceministro a dire probabilmente che si può finanziare con una norma apposita per avere finalmente entro il 31-12 il quadro finanziario completo e anche la parte burocratica del progetto definitivo. Abbiamo anche sottoscritto questo nuovo metodo che Cancelliere ha voluto in un certo senso dimostrare con questo tavolo tecnico, perché visto che è 15 anni che seguiamo l'infrastruttura e la procedura, a noi ci hanno sempre detto verità a spizzichi e bocconi, e comunque la pratica è andata avanti. Verità, poi, alcune verità, no, non tante. No, diciamo che segmenti di cose che andavano nella direzione sempre di andare avanti, però poi alla fine per avere un pugno di mosche nelle mani, perché il progetto di finanza che noi in qualche modo abbiamo, io dico subito, qualche altro lo considera come un fatto invece... Ma comunque era un fatto certo però. Era un fatto certo, un fatto che fra l'altro non avevamo scelto noi in termini di
di concedente e di concessionario, era arrivato praticamente al punto di definitivo, e invece poi abbiamo visto quando è arrivato Toninelli, è cancellato tutto. Il 4 aprile del 2019, fulminati sulla via di Damasco, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Economia hanno definitivamente ci pensiamo De Profundis. A pagarlo, ma... No, ci pensiamo noi, questo è nato successivamente. E quando a maggio è stato annunziato, prima a maggio e poi successivamente è stato annunziato che era tutto fatto praticamente, di fatto non c'è assolutamente nulla. E questa è una cosa che bisogna dire, nel senso che tutta la parte economico-finanziaria che manca, che prima erano solamente il resto fra 267 milioni di euro, 367 milioni di euro e 815, ora invece a quanto pare sono i 367, ci sono sempre, che sono 149 più 217, invece ne mancherebbero 533. Questi sono quelli della regione, e mancano però quelli della regione, sono solo 500 milioni di euro. Sì, in questo senso la regione ha fatto sempre bene la sua parte, fin da quando noi ci interessiamo delle infrastrutture, la regione ha sempre confermato l'investimento pubblico a suo capo, che è quello del fondo sociale e coesione di 217 milioni di euro, come così sono state, grazie a Dio, confermate le prime risorse ANAS di due leggi nazionali, 49 milioni e 100 milioni. Con questi, questa è l'unica certezza che abbiamo. La certezza che abbiamo oggi, al 27 novembre del 2019, è solamente queste fonti finanziarie, che sono circa, diciamo, il 40%, anzi, ora meno, il 30%, visto che siamo passati da 700 milioni nell'ultima versione, più o meno il progetto, siamo passati a 900 milioni, a sentire l'ANAS. E l'altra certezza è che è stata acquisita, cresce, probabilmente proprio per l'acquisizione da parte di ANAS, certo, perché della, comprare della SARC, di 40 milioni di euro, che questi ci sono, ecco, questi sono stati già appostati, somme fra l'altro che fanno riferimento a 23 milioni di euro per il progetto e a 8 milioni di euro, sì, circa 8 milioni di euro per gli oneri accessori, quindi diciamo una specie di riconoscimento della perdita da parte del concessionario. Ci risulta che ci sono 367 milioni, questi ci sono. Questi ci sono. Gli altri 500 e passa, gli altri ci sono, li dobbiamo trovare. Ci sono prese di posizione autorevolissime dal viceministro Cancellieri, ripeto, che per la prima volta ha fatto una cosa, secondo me, dal punto di vista metodologico giusta, nel senso che ci ha messo attorno ad un tavolo, noi come giustamente come comitato, però ci sono ancora, ci sono appunto gli enti locali, c'era pure la provincia e poi soprattutto l'ANAS, la regione, e quindi questa cosa finalmente ci permette di svicolare da parti di verità e di arrivare invece a una visione d'insieme. Si possono vedere, ci sono le difficoltà, ma si possono anche trovare le soluzioni, perché proprio mentre che si faceva la riunione, sia Falcone, sia Cancellieri, sia Simonini dell'ANAS, in qualche modo si ritrovavano su cosa fare. Però scusami, anch'io ho visto altre fasi, ho visto il presidente, il sindaco stringere la mano al presidente del Consiglio, al presidente della regione, tornare e dire tutto a posto a Roma, bellissimo, domani andiamo al CIPE. Ora ci sono tre riunioni, un prima del Precipe, il Precipe e il CIPE, e tutto questo deve trovare 500 milioni. E tu ti senti tranquillo in questo momento? No, io sono, nel gruppo sono quello pessimista, diciamo. Okay. Io trovo tutte queste cose. C'era un ex nostro componente del gruppo che me faceva anche un rimprovero, ma fin quando non ci sarà l'ultima pietra, come ho sempre detto, io non sono mai contento. La situazione è questa: abbiamo solo questa parte economico-finanziaria. Il 27 oggi ci doveva essere il passaggio
fra Sark ed Anas presso il DIP, il Dipartimento che istruisce la pratica. Non abbiamo avuto modo ancora di verificare. Domani mattina abbiamo un incontro. Questo è un passaggio importante. Assolutamente sì, ma credo che io quasi non mi preoccupo. Questo passaggio ci deve essere per forza, perché se non c'è questo passaggio non si perfeziona l'accordo che è stato fatto fra Sark e Anas. Fra l'altro c'è da dire che l'accordo fra Sark e Anas è stato, diciamo, detto nel tavolo autorevole di sabato. È un accordo che prevede che il concessionario non avrà nulla a pretendere dal punto di vista dopo la firma di questo accordo. Certo, quindi è un accordo tombale, e questa è una cosa che in un certo senso tranquillizza dal punto di vista della procedura, perché senza di quello, secondo me, qualche burocrate avrebbe qualche pensiero in più. Il concessionario si prende 40 milioni, ha fatto la progettazione, ma non ci mette più niente, si prende i soldi. C'è del progetto definitivo, e quindi il progetto definitivo è praticamente solo da perfezionare. Se si trova la parte finanziaria, che si deve trovare attraverso, visto la necessità di fare questa infrastruttura al più presto, all'interno delle disponibilità che ci sono, se si è capito bene, all'interno di quelle che sono le infrastrutture che ancora non sono partite, in particolar modo quelle siciliane. Qui, e condividiamo il pensiero di Falcone e di Musumeci, si è stabilito che dal punto di vista queste risorse non possono essere sostitutive di altre infrastrutture siciliane, certo, anche loro ferme al palo da anni, ma devono essere aggiuntive. Soldi, si possono fare, si possono fare. La Regione Siciliana può fare solo anticipazioni che devono essere restituite. Questa cosa va sigillata in una norma di carattere superiore, ed è una norma che dovremmo vedere, almeno nelle intenzioni dette anche da Cancelleri in dichiarazioni successive al tavolo tecnico, nella finanziaria. Ma anche durante la riunione è stata suggerita da Falcone, e Cancelleri sicuramente dava il suo consenso. Quello ha detto: se tutto va bene, in 2 anni e mezzo mettiamo la prima pietra. Nettando. Questo io, per il pessimismo della ragione, mettiamo la prima pietra, perché io mi aspettavo se tutto va bene fra 2 anni e mezzo è fatta, perché allora, magari anche questa idea di iniziare di fare 8 cantieri per uno ogni 10 chilometri. Qui ora andiamo nel tecnicismo, praticamente cerco di farla semplice, però ecco, abbiamo 2 minuti. Io ti do questa informazione. I 2 anni e mezzo o i 2 anni e 8 mesi sono il periodo minimo che c'è bisogno per definire la procedura dal punto di vista burocratico. Porca all'interno 30 anni ancora abbiamo bisogno. Beh, se per questo il progetto di finanza aveva dei tempi minori dei 3 anni, quindi cosa devo aggiungere a questo? All'interno di questi 2 anni e mezzo, secondo se si fa appalto integrato o l'appalto direttamente, certo, sul progetto definitivo, no, c'è il passaggio più importante, che dopo il definitivo ci sono i pareri di ottemperanza. Questo è stato detto chiaramente da Simonini, dall'ANAS. I pareri di ottemperanza significa che il progetto deve tornare all'ambiente, deve tornare alla Corte dei Conti, deve essere... Ma non è lo stesso progetto che aveva... No, ogni passaggio, il passaggio del preliminare, la convenzione e il definitivo hanno bisogno di tutti questi passaggi. Qui il commissario con la legge sblocca cantieri potrebbe aiutare, ma solo di qualche mese, perché i criteri di ottemperanza non dipendono dal commissario, dipendono dai ministeri. Ed è il lavoro che abbiamo fatto in questi 15 anni per andare avanti, perché la pratica l'abbiamo sempre messa da sotto a sopra. Posso fare? Ma tutti questi pareri c'erano prima? I pareri c'erano, ma siccome il progetto è in divenire, tutti i giorni cambia per tutta una serie di motivi ambientali, economico-finanziari, e questo vale sia per un concessionario, sia per un privato, sia per un pubblico. Quindi praticamente, con tutto il rispetto di questa benedetta prima pietra, che non mi sentirete mai dire che c'è la prima pietra. No, perché 2 anni e mezzo per iniziare
per mettere la prima pietra, quindi sì, ci vuole 2 anni e mezzo per fare tutto quanto. Dopo 30 anni, minimo 2 anni e mezzo. Parliamo di questa cosa. Minimo 2 anni, tranne che la politica non intervenga e faccia una norma, e qui la chiudo, perché l'Italia è un paese colabrodo, ci sono 63 miliardi e mezzo disponibili, di cui se ne sono spesi solamente l'1,4, fra cui c'è anche la Ragusa Catania, per esempio dell'FSC, e se non si fa una norma che in un certo senso contiene, cioè, la burocrazia, potrebbe dire: ho deciso che questa strada è prioritaria. Ma come si era, sì, pensato per il MOSE, che poi però non fu prioritario? Sì, sì, vabbè, diciamo che dei progetti speciali forse l'unico successo è stato l'Expo, con tutti poi... C'erano motivi ben precisi. Quindi ci vorrebbe una legge speciale che dice: la Ragusa Catania sa da fare, punto. Questo sarebbe l'ideale, ma comunque però accontentiamoci della norma in finanziaria. Entro il 31 dicembre speriamo che ci sia questo CIPE che sistema tutta la prima parte e voltiamo pagina. Grazie Roberto Siga, a voi. Come si dice, vai avanti tu che a me viene da ridere, perché qua purtroppo siamo in queste condizioni. Solo per sottolineare che siamo molto attenti, abbiamo annunciato anche stamattina che se passa questo mese e mezzo senza avere questi risultati... Faremo qualcosa. Ci faremo sentire. Grazie Roberto, andiamo avanti a te. A voi, arrivederci. Questa è Teleiblea. La vita è urgente e non possiamo lasciare la porta aperta ad un ospite non invitato. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. O al peggio. Solo a pronunciarla fa ancora paura, questa parola. Però, ancora oggi, con gli occhi e l'anima ancora persi, nel ricordo di mio marito, voglio dirvi che di cancro bisogna parlare. Fa paura, ma se ne deve parlare. E così avete sentito, non è che c'è da stare allegri, e oltretutto continuo a dire che noi resteremo ostaggi di questa strada chissà per quanto tempo. E a proposito di ostaggi, devo dire che oggi c'è un comunicato stampa dell'onorevole Campo che parla dell'aeroporto di Comiso. Siccome si sta vendendo quello di Catania, ieri ne abbiamo parlato, e la Campo dice una cosa che secondo me dobbiamo tenere a mente. Dice: ritengo necessario, arrivati a questo punto, che si apra un confronto concreto sulla possibilità di avviare le procedure per togliere la concessione aeroportuale alla SOACO, incapace sia di portare in attivo il bilancio della società non solo quest'anno ma negli anni, nei 7 anni precedenti, ma anche nel far decadere proprio il numero dei voli. Niente, non c'è più nessuno in questo aeroporto. Questa è una scelta che deve prendere il sindaco. Ora, di fronte a una situazione ormai senza via di uscita, dove gli altri si ammazzano per arraffare un po' di soldi, 500, 200, 400 milioni, in mezzo ci andrà a finire l'aeroporto di Comiso, io questa scena me la vorrei vedere senza farmi trascinare in una vendita che, come ho detto ieri, magari no, non sarà la fine del mondo,
ma perché dobbiamo permettere ad altri di giocare con le nostre carte? Loro si tengano Catania e noi facciamo Comiso bene. Dice, ma chi lo fa? C'è il modo per farlo, c'è, e lo sapete tutti. Noi abbiamo detto che Catania aveva una sola finalità, comprare Comiso per non farlo funzionare, e ce ne siamo accorti. Ora, purtroppo il tempo oggi, avevamo già delle interviste fatte, quindi non possiamo andare oltre, devo lasciare lo spazio a Peppe Lizio nella sua pagina, questa volta parla di teatri, ma anche di idee che potrebbero essere interessanti. Però vi devo ricordare due appuntamenti dei quali parleremo domani. Intanto c'è stato un convegno che era già stato presentato e organizzato dalla Consulta Femminile all'Avis, e devo dire che è stato molto partecipato, i mille volti della violenza sulla donna, ma c'è oggi e domani, quindi noi domani poi manderemo in onda un'intervista che abbiamo fatto con uno dei relatori, con uno psicologo e psicoterapeuta che ha parlato al convegno. L'altra cosa di cui parleremo domani è questo incontro che c'è stato al Comune per presentare un progetto, devo dire abbastanza arzigogolato, nel quale praticamente ci sono dei fondi che vanno a una società di terza che ha una base a Roma, che serve per trovare poi figure professionali che si occupino del terzo settore, quindi dell'aiuto alle persone che hanno bisogno. È un po' particolare, però siccome ci vuole un po' di tempo per spiegarla, lo faremo domani e quindi oggi lasciamo stare. Ora vi lascio con Peppe Lizio e poi ci sarà Gianni Papa con un ospite, e si parla sempre di assistenza a chi ne ha bisogno. Grazie amici per la cortese attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Mas se dia, quando o vento mal corria e o céu mar prolongava, quante volte nelle conversazioni con i nostri amici sentiamo l'affermazione che Ragusa è città culturalmente non viva? A Ragusa non succede nulla di eclatante sotto il profilo culturale. Io reputo questa affermazione frutto di una generalizzazione e di una mancata conoscenza di tutte quelle attività culturali che in effetti a Ragusa si svolgono. Basti pensare che nella nostra città vi sono sei piccole strutture teatrali che operano, dal Teatro Perracchio al Donna Fugata, al Don Bosco, al Teatro del Mercato, all'Ideal. Ecco, sono tutti teatri che svolgono una stagione teatrale interessante, dove appunto molti ragusani vanno. Poi non scordiamoci che a Ragusa vi sono anche altre strutture, i nostri due musei cittadini, il museo archeologico e quello del tempo antico, e soprattutto l'importante museo che è il Castello di Donna Fugata, dove appunto vi è anche la collezione di abiti antichi. Non scordiamoci che come museo il Castello di Donna Fugata nel 2018 ha avuto ben quasi 100.000 presenze tra turisti che vengono a vedere appunto questo museo è importantissimo. E poi non scordiamoci anche il centro di aggregazione culturale di via Mario Leggio, e quindi sono tutte strutture. Anche il San Vincenzo Ferreri e la Sala Falcone Borsellino a Ibla, sono tutte queste strutture che producono cultura a Ragusa. E quindi quando si dice non c'è nulla, si fa appunto una generalizzazione. Quindi dobbiamo però dire subito che tutte queste attività culturali che si svolgono a Ragusa presentano due limiti fondamentali.
Uno che deriva proprio dalla dalle strutture. Sono per certi versi delle piccole strutture con un numero limitato di posti. Basti pensare che, per esempio, in occasione della venuta di Teresa Mannino a Ragusa, le richieste per vedere questo spettacolo sono state molteplici, però il Teatro Perracchio, quello è come numero di posti, e non ha potuto appunto far sì che i tanti ragusani vedessero Teresa Mannino. Altra limite che bisogna subito evidenziare è quello che alla fine, forse anche per il motivo di cui abbiamo detto prima, queste strutture hanno un limite che è quello quasi territoriale. Si occupano di Ragusa, non sono in grado, proprio perché piccole, di creare quell'evento culturale importante che possa far sì che anche Ragusa sia oggetto di turismo culturale, cioè venire a Ragusa per vedere un grande evento. E quindi basti pensare, per esempio, se facciamo un paragone, con Spoleto. Spoleto è conosciuta in tutto il mondo per il Festival dei due Mondi, che è nato nel 1958 per opera di Giancarlo Menotti. Spoleto è una città di 34.000, quasi 35.000 abitanti, la metà di Ragusa. Eppure Menotti la scelse proprio perché vi erano due teatri e un teatro romano all'aperto. E quindi Spoleto è un grande occasione, il Festival dei Due Mondi, di richiamo di turisti da tutto il mondo, e si sono esibiti a Spoleto le più importanti compagnie teatrali, sinfoniche, nella London Orchestra Symphony e via di questo passo. Ecco che quindi a Ragusa possiamo dire che la problematica più forte è quella di una mancanza di una struttura adeguata che possa far sì che si svolgano nella nostra città eventi culturali che facciano di Ragusa un punto di riferimento per tutto il territorio. Invece in questo periodo, in questi anni, altre città del nostro territorio che hanno quella struttura, tipo Modica o anche Comiso, Vittoria, che hanno un teatro nel vero senso della parola, hanno potuto far sì che anche i loro teatri abbiano una stagione che viene vista e seguita anche da altri del territorio. Basti pensare anche al fatto che molti ragusani hanno un abbonamento al Teatro Bellini a Catania e vanno a Catania per ascoltare un'opera lirica. Tutto questo a Ragusa manca. E quindi è di questi giorni proprio la notizia brutta, per certi versi, e qui il nostro direttore ne ha parlato anche in occasione di un telegiornale, che sono stati persi praticamente tutti i fondi per la riqualificazione dell'ex cinema marino, il Teatro della Concordia. Ingenti fondi che ammontavano intorno quasi ai 6 milioni di euro. È stato un duro colpo per la cultura a Ragusa, perché quello che tutti noi speravamo in un pronto sollecita ristrutturazione e riqualificazione del teatro marino, invece per l'ennesima volta è sfumato. Anche in questo caso possiamo quasi parlare di un'altra similitudine con la famosa Ragusa Catania. Ma nello stesso giorno praticamente poi è arrivato però la notizia di un finanziamento da parte della regione di 230.000 euro che servirà a fare un cospicuo maquillage del teatro tenda, che tutti noi sappiamo essere ormai in una condizione molto ma molto disagiata. Non è una struttura in questo momento atta a fare spettacoli di un determinato livello.
Certo, questi 230.000 euro serviranno per rifare la copertura, cambiare le sedie, dare una parvenza di miglioramenti, ma certamente anche nel futuro prossimo il teatro Tenda non può essere una struttura capace di affrontare e di organizzare importanti eventi culturali. La sua capienza è una capienza sui 1.000 posti, però proprio per essere un teatro Tenda non può essere adibito ad un teatro vero e proprio, come può essere un teatro di nuova costruzione. Ecco che, a mio avviso, e qui la dico in maniera molto dura, molto pesante per certi versi, invece di spendere 230.000 euro per una riqualificazione e ristrutturazione del teatro Tenda, io, se fossi stato una che può mettere le mani dove vanno messe, avrei preferito buttare giù a terra il teatro Tenda e su quella stessa area partire con un progetto ben preciso per la costruzione e creazione di un nuovo teatro con almeno 500 posti, un nuovo teatro che diventi il teatro comunale di Ragusa. Se non possiamo, nelle more, ancora riqualificare e riprendere il Teatro della Concordia, allora dobbiamo avere la capacità, lo sforzo di pensare a qualcosa di nuovo, di grande, perché non è possibile che Ragusa, unica città di questa provincia, sia sfornita di un teatro comunale. Il teatro comunale, proprio perché è la struttura importante, quella polifunzionale, dove si potrebbero appunto attivare le stagioni teatrali, si potrebbero fare le manifestazioni di danza, di musica, di concerti, perché guardate che poi per esempio a Ragusa, nonostante le difficoltà di cui abbiamo parlato sino adesso, per esempio si svolgono due belle manifestazioni di concertistiche, la Melodica al Teatro Don Bosco e la Ibla Classica International al Teatro Donna Fugata, a dimostrazione che vi è una fame di cultura in città. Però noi dobbiamo appunto avere quella struttura, e qui è il teatro comunale fondamentale, che ci permetta di organizzare eventi di un certo livello e ci permetta appunto di essere punto attrattivo per il territorio circostante, in modo da attirare a Ragusa persone interessate a quegli eventi e non far sì che anche in questo caso i ragusani vadano fuori città. Altra proposta che sostiene Peppe Lizio, se la possiamo dire così, è quella della creazione di una struttura all'aperto per la stagione estiva. Recentemente, come tutti sappiamo, il comune si è mosso per l'acquisizione dell'area dell'ex scalo merci. È un grande spazio. Ma allora perché non pensiamo anche per questo nuovo sito alla creazione all'interno di una struttura anfiteatro con 500-800 posti dove svolgere nella stagione appunto che estiva degli eventi importanti, dei concerti, delle rappresentazioni sulla falsa riga di quello che per esempio avviene al Teatro di Verdura a Palermo, dove già abbiamo un cartellone che è per l'estate del 2020, con importanti partecipazioni di Ficarra e Picone, eccetera. Ecco che noi dobbiamo far sì che questa città spicchi il volo anche sotto il profilo culturale, perché eventi importanti che dimostrano che vi è una fame di cultura in città e che attirano a Ragusa persone, per esempio ci sono quasi a tutto volume, o per certi versi anche le Ibla Baskers,
però in questo momento siamo carenti di quelle due strutture fondamentali che ci permettano di far sì che Ragusa diventi, perché vi è una frase che a me piace tantissimo dire, che è quella che un teatro fa di un paese una città. Alla prossima settimana. Questa è Teleiblea. Più servizi, più assistenza e più vantaggi per le imprese ragusane. Confcommercio Ragusa è la più grande associazione di rappresentanza imprenditoriale della provincia di Ragusa, con oltre 4.500 iscritti e 39 sigle sindacali. Confcommercio Ragusa è federazione di categoria. Rappresenta le categorie del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle piccole e medie imprese. Rappresentanza sindacale. Provvede alla gestione e allo sviluppo delle relazioni sindacali, definendo i contratti collettivi di lavoro a tutela degli interessi delle imprese associate. Formazione. Cura i corsi di formazione aziendali per la crescita e lo sviluppo di nuove professionalità e del personale. Assistenza legale e tributaria. Svolge attività di assistenza e consulenza legale relative alla gestione delle imprese. Sempre in cima ai nostri pensieri. Questa è Teleiblea. Questa sera un ospite che non ho mai avuto, mi fa piacere conoscerla, perché anche se si occupa di un qualche cosa della quale noi tutti sognano di non avere bisogno, però è una di quelle cose estremamente importanti. Alle mie spalle vedete una performance, o chiamatela come volete. Intanto vi presento l'ospite, che è Daniela Di Noto, che è la presidente della Samot Ragusa Ollus, giusto? Giusto. E perché? Perché stiamo facendo vedere questo? Perché c'è stata un paio di settimane fa, credo alle masserie, no? Sì. Alle masserie, questa performance degli allievi della Godò che hanno, come vedete, hanno dei mantelli, era il giorno di San Martino, che uno dice, ma che cosa c'entra una organizzazione che si occupa dei malati terminali? C'entra perché, lungi da me dal volere fare sfoggio, ma le cure sono palliative perché derivano dal pallium, che è il mantello dell'età romanica, poi c'era anche quello precedente greca, e quindi questa associazione si occupa di queste cose. Allora Daniela, quando un'associazione che si occupa di questi, sì, di questo genere di malati, sì, in cui salvo meravigliose novità dell'ultima ora, miracolo credo purtroppo abbastanza rare, come un po' il discorso di quando ho il piacere di avere Carmelo Tumino, non si trova ogni tanto con se stesso a chiedere, ma porca miseria, perché deve essere così? Allora, con se stesso. Daniela parla con Daniela e dice. Sì, allora questa è una domanda che si fa sia il paziente, si fa sia l'operatore. Questo lo sappiamo, il paziente, ma voglio sapere L'operatore. L'operatore che fa cure palliative è un operatore che ha fatto una scelta, quasi come se fosse, posso dire, una missione. E sicuramente quello che aiuta tantissimo l'operatore a sostenere una domanda così importante è la formazione, in cui noi crediamo molto. Mensilmente facciamo formazione e settimanalmente ci riuniamo in momenti di supervisione per discutere dei casi clinici, e questo spazio consente all'operatore di poter dare un senso al lavoro che fa e trovare anche la forza a volte di accompagnare con le parole, a volte solo di esserci con la persona che sta male. Questo tentativo di, come si diceva una volta con un bel termine, mitridatizzarsi, cioè come se uno cercasse di rendersi immune al dolore, chiaramente non riesce soltanto in parte, però senza la formazione sarebbe impossibile. Anche perché credo che oltre a dover aiutare questo delicatissimo momento
della vita, chi la sta lasciando. Penso che oltre al malato ci siano i pazienti che, con i quali è altrettanto complicato, forse ancora di più, doversi confrontare. Ma io le posso dire, in base sia alla mia esperienza come all'esperienza degli operatori, il paziente, o meglio la persona malata, è la persona pronta, perché si rende conto di ciò che sta accadendo sulla sua pelle e riesce anche a trovare le risposte giuste e il silenzio anche al momento giusto. E, il paziente, il parente è più difficile. Il parente, il caregiver, i familiari, e, soprattutto quando il tempo che intercorre dalla diagnosi alla terminalità è breve, e questo porta molta rabbia, come comunque è giusto che sia. Cioè, mi dica una cosa, cos'è che porta una che sente chiaramente, c'è questo, questa sensazione di solidarietà, di partecipazione, a scegliere proprio questa branchia molto particolare? A lei cosa l'ha portato a scegliere questa e non la normale, validissima assistenza al malato? Perché questa? Allora, io mi sono avvicinata al mondo delle cure palliative attraverso un'esperienza personale. E quindi l'esperienza personale mi ha dato la forza per capire che cosa doveva essere fatta in quel momento, dare, avere le spiegazioni alle risposte alle domande che mi sono fatta, e quindi ad attraversare comunque le diverse fasi, e adesso a ricevere la forza poi proprio dalle persone che stanno male nel trovare un senso al limite. Io mi permetto di dire a cercare di trovare. Cercare sicuramente, sicuramente. Trovare c'è, un po' difficile. C'è chi lo trova, c'è chi riesce a trovarlo, non è in tutti i casi, e sicuramente dipende anche dalla durata dell'assistenza, dipende da molte variabili, però c'è chi trova un senso. Ecco, mi scusi, in questa sicuramente esistono sempre queste associazioni, hanno poi mamme più grandi a livello nazionale, ci si incontra, eccetera. Dalla sua esperienza, il tipo di supporto che viene dato in città, per esempio, come Ragusa, rispetto a quella alla media nazionale, com'è? Beh, allora noi che facciamo cure domiciliari, diciamo che siamo una realtà nel territorio siciliano molto presente, e posso dire di livello medio, comunque di buona qualità, ripeto, perché crediamo molto e investiamo molto nella formazione. Nelle altre realtà in Italia, visto a livello nazionale? A livello nazionale diciamo che lo spazio maggiore viene dato non tanto alle cure domiciliari, ma gli hospice. Noi abbiamo una terra, una cultura che ancora ci consente di accompagnare il paziente a domicilio. Secondo lei, opinione personale, cos'è, quale delle due scelte è più logica? Beh, secondo me quella naturale è il domicilio, perché ognuno di noi... Perché il malato c'ha i pazienti, i parenti vicini, ma è nel suo ambiente. È la propria casa, è il proprio mondo, posso decidere quando e come ritirarmi, creare un filtro rispetto ad un altro ambiente. Sicuramente ci sono delle condizioni dove anche noi proponiamo l'inserimento in hospice, e quando troviamo un caregiver in difficoltà, quando abbiamo un paziente con una certa criticità e consiglio. Quindi diciamo non c'è sempre una ricetta per tutto, ma va studiato a secondo della situazione. E sempre rifacendomi alla sua esperienza, quanti siete innanzitutto nella vostra associazione? Allora, la nostra associazione intanto è presente in tre territori, Ragusa, Siracusa e Trapani. No, diciamo nel Ragusano. Nel Ragusano al momento abbiamo 70 operatori, 70 perfetto, liberi professionisti. Dall'esperienza sua e di tutti coloro che insieme a lei svolgono questa sicuramente meritoria funzione, è un paziente più difficile l'uomo o la donna? Dici, ma che domande mi fa questo? Non credo che siamo tutti uguali. No, diciamo che comunque dipende sempre dalla condizione. Le variabili in gioco sono tante, perché dipende, ripeto, dall'età.
Dipende dalla diagnosi. L'età influisce molto? L'età influisce molto, perché ricevere una diagnosi di terminalità a 40 anni non, certo, è come riceverla. 90, quindi dipende sicuramente dall'età, dal ciclo di vita, se è una dipende famiglia. Dipende anche dalle condizioni culturali, roba simile. Condizioni culturali, condizioni socio-economiche, però ripeto, la variabile più importante è l'età, perché questo, diciamo, cioè la persona fa fatica a fare i conti con il limite, certo, quando questo è molto più. E mi dico un'altra, facciamo un minimo di cronistoria. Da quando è che è attivo in questa provincia questo servizio? La SAMOT è attiva nel territorio di Ragusa dal 1987. Ma sono 30 anni passati, è molto. Ma siete andati progressivamente aumentando, sì, l'angolo di incidenza, sì, no? Sì, è aumentata anche la conoscenza, certo, delle cure palliative. Quindi ma questo, mi scusi, quella, la terapia del dolore si aggancia a questa? La terapia del dolore segue un binario a sé, però le cure palliative si avvalgono a secondo anche della. Perché una volta i medici, soprattutto in Italia, erano piuttosto restii alla terapia del dolore, adesso pare oggi che oggi invece c'è proprio una formazione. Penso che sia molto giusto. E ci si avvale di farmaci adatti, quindi viene messa in atto la terapia del dolore a secondo della sintomatologia che presenta. Uno dei passaggi, credo, fondamentali della terapia, delle persone, dei malati terminali, sia di riconoscere loro, credo che sia il diritto più inalienabile, che sia quello alla dignità. Molte volte non capita, per fortuna, in una città come Ragusa, ci sono strutture ospedaliere che sinceramente non lo permettono, non è il caso nostro. Lei ha avuto esperienza di qualche, non da noi, da qualche altra parte, dove veramente questo bene fondamentale viene quasi dimenticato, cioè ha diritto a un minimo di privacy, a un minimo di come posso dire, di isolamento e roba simile, perché bisogna avere rispetto delle persone e hanno diritto al rispetto. Da noi credo che non ci sia questo problema, no? No, che io ricordi, no, questo oggi anzi è un aspetto molto tutelato, e anche i nostri ospedali, cioè, in questo hanno una sensibilità, noi collaboriamo con i vari reparti, con l'oncologia, che, cioè, e non c'è questo aspetto, no, nelle nostre realtà io credo che ancora possiamo parlare di una sanità comunque sana e rispettosa. Mi fa molto. Senta un po', e i rapporti per esempio con i reparti, i rapporti con i mezzi del reparto, con la struttura, come sono? I rapporti sono, sono buoni rapporti di collaborazione, perché comunque, posso dire una cosa, i medici nostri, così come il nostro medico responsabile, siamo in qualche modo preparati, abituati e formati a fare relazione, quindi per noi non è difficile e abbiamo creato delle Ma relazioni. Ma in questi 32 anni ha visto differenze? In questi 32 anni è cambiato, perché sono cambiate anche le persone, e in quindi meglio. Sicuramente c'è stato un movimento da parte di entrambi che ci ha unito, e questo poi porta la qualità e porta migliorie al paziente, perché quando c'è relazione tra l'ospedale e la collaborazione domiciliare è tutto più semplice, sì. Benissimo, mi fa molto piacere avere toccato, avere potuto raccontare alla gente qualcosa di questo argomento. Adesso siamo proprio nelle battute conclusive, avevamo visto quelle immagini di quella performance e roba simile, sì. È bello che anche realtà come per esempio la Godò, che si occupa di teatro eccetera, ricordino, perché si tratta sempre di ricordare alla gente che certe cose esistono, ed è chi vuole far finta, non ne vuole parlare, io di queste cose non ne parlo, è un modo stupido di nascondere il sole con la rete. Certe realtà ci sono, bisogna cercare e sperare che la medicina riesca a fare in modo che diventino sempre minori, ma finché ci sono bisogna dare il maggiore aiuto possibile. Ora certe associazioni, nel caso particolare la SAMOT, in Italia ne esistono tante, provano a dare una mano, e dare una mano credo che sia sempre qualcosa che va ammirato, va rispettato e va soprattutto supportato quando ce n'è bisogno. Lei ha detto siete una settantina in questa provincia, sì. E andando a chiudere diciamo siete una settantina. Continua ad esserci richieste di persone che vogliono
entrare in questo gruppo, farne parte? Voi che cosa fate? Una selezione? Voi facciamo com'è? Una selezione con colloquio, facciamo poi un affiancamento per capire se l'operatore è mandarlo pronto. Di prima posta assolutamente, così. Assolutamente, c'è proprio questo periodo di affiancamento dove anche l'operatore ha uno spazio suo per potersi confrontare con lo psicologo supervisore in merito ai vissuti che sta provando, come anche dal punto di vista clinico riceve la supervisione di un medico per quanto riguarda tutta la sfera farmacologica. Che è l'altro passaggio, l'altra parte fondamentale. Che è l'altro pezzo importante, diversi pezzi. Ma il paziente pezzi. Parla con voi, dice mi hanno dato, se gli danno cambi, modifiche di il terapia. Il paziente parla con tutta l'equipe, perché il nostro lavoro è un lavoro che si può fare solo in equipe, perché parliamo di una complessità vuol dire di bisogni. Medico, psicologo. Vuol dire medico palliativista, psicologo, infermiere, fisioterapista, assistente sociale e OSS. E quindi sono queste figure attorno al paziente che in base ai bisogni che presenta in quella giornata, chi coglie il bisogno si mette in rete con l'altro operatore per fare in modo che abbia una risposta il più presto possibile. Perfetto, bene, mentre se abbiamo Lorenzo un secondo facciamo riscorrere le immagini della performance, chiudiamo con immagini in movimento, questo, eccole qui. Allora noi ringraziamo i ragazzi della Godò che loro hanno fatto per ricordare alla gente questo problema, ringraziamo Tania Di Noto che ci ha raccontato di questo particolarissimo, sicuramente doloroso, anzi estremamente doloroso, ma fa parte della realtà, fa parte della vita. Di questo mondo delle cure terminali o palliative, sono cose abbastanza vicine, dove sarebbe un discorso molto lungo. Comunque, chiaramente le cure palliative si occupano di un certo tipo di paziente che non ha una grande aspettativa o grande speranza, fermo restando che la speranza credo che ci sia e vada sempre rispettata. Va sostenuta. E vada sempre sostenuta. Ringrazio ancora Daniela e vi dico grazie. Che pensiamo che insieme ci sono tante persone che il mondo sarà fatto male, sarà sbagliato, saremo tutti, ci staremo perdendo come stiamo perdendo il prima e ci stiamo perdendo anche noi. Però ogni tanto pensiamo che se siamo noi stessi che già ci abbattiamo, cerchiamo di ricordarci che le luci ci sono, cerchiamo di fare in modo che diventino sempre più grandi e comunque al minimo che non si spengano. Grazie e la saluto. Grazie a lei, grazie a tutti.